Alle 18, con un'ora di ritardo, il Frecciargento può partire verso Roma. Anche a Lecce, come in altre città d'Italia, gli attivisti no TAV, circa una ventina, dopo aver attraversato la città, hanno bloccato i binari della stazione ferroviaria. Sullo striscione che li nascondeva, accanto alla frase «stato assassino», un nome, quello di Luca Abbà, il ragazzo folgorato e precipitato dal traliccio d'alta tensione sul quale si era arrampicato a scopo dimostrativo. Iniziative sono state organizzate a Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna, in ogni regione italiana, da Trieste a Cagliari, da Trento a Palermo, passando per centri minori come Reggio Emilia, Piacenza e Forlì. Anche nel capoluogo salentino, quindi, la manifestazione di solidarietà ad Abbà, accompagnata dal messaggio gridato ad alta voce contro l'allargamento del cantiere della ferrovia ad alta velocità. A presidiare c'erano le forze dell'ordine, mentre tanta gente con la valigia in mano attendeva finalmente di salire su quel treno e andare verso la capitale. Nessuno scontro, nessun ferito, solo rabbia urlata contro le istituzioni, la polizia e anche i giornalisti ritenuti sciacalli e servi del potere. Il gruppo salentino così sposa pienamente le ragioni del movimento No TAV, attivo nella Val di Susa, contrario alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lyon. L'idea alla base della protesta è che la linea ad alta velocità, progettata in Val di Susa, sia un'opera inutile alla popolazione italiana ed europea, ma spinta da varie lobby che intravedono la possibilità di ingenti profitti. Dopo il lungo sfogo al megafono, gli attivisti hanno abbandonato i binari 3 e 4 e sono usciti dalla stazione, continuando il loro viaggio di protesta. Sì.